Say, oh my God, I see. Classe 1995, solare, con tanta energia e grinta, Arianna Palazzetti è una ragazza con numerosi sogni nel cassetto e una grande voce che regala emozioni a chi l'ascolta sin da quando era piccola. Canta, amore, canta! Siamo in un ambiente speciale, una sala di registrazione, io oserei dire il tuo mondo. Sì, assolutamente sì, sicuramente qui dentro nascono e prendono forma tutte le idee più astratte, no? E diventano concrete. In questo mondo tu canti, tu registri, da quando hai iniziato a cantare? Ma allora canto praticamente da sempre, mi viene da dire che sono nata con la musica incorporata praticamente. Prendo lezioni di canto dal 2010, quindi sono 14 anni. E come questa passione per cantare ti è stata trasmessa sin da piccola? Hai qualcuno da cui hai preso la voce? Una passione nata in famiglia? Allora, la voce non saprei, c'era mio nonno da parte di mia mamma che cantava, però ecco, io penso anche che la voce sia molto unica, no? È uno strumento che abbiamo molto unico. Sicuramente la passione per la musica viene da mio babbo e anche da mia mamma, che hanno sempre ascoltato tantissima musica, quindi con le cassette, Battisti, Zarrillo, Masini, quindi tutta la musica italiana ce l'abbiamo. E poi crescendo, insomma, ho approfondito anche di più la musica internazionale, però la musica è sempre stata molto molto presente nella mia vita. C'è un genere che preferisci in particolare? Sicuramente il blues, il soul e l'R&B, quello è proprio il mio mondo, la musica nera. Ecco, la musica è un modo per riuscire a esprimere ciò che non si riesce a dire spesso con le parole, anche per te è così? Sì, assolutamente, per me è assolutamente così e sicuramente iniziare a cantare mi ha aiutato a buttare fuori delle emozioni che solo parlando e facendo dei discorsi non riuscivo poi ad esprimere, e con il tono della voce, con determinate note, con determinate parole riesco a buttare fuori quello che poi con i discorsi non riesco. Dal 2018 un'escalation di successi? Ma sì, sicuramente si sono aperte tante strade, ho partecipato a The Voice, purtroppo solo alle Blind Audition, e c'è anche disponibile la puntata online su YouTube, però la chiusura di quella porta mi ha portato all'apertura di un'altra grandissima porta, che è quella di Radio 105, quindi è proprio vero che chiusa una porta sia un portone, non bisogna disperare perché poi le occasioni arrivano. Ecco, c'è un cantante che ammiri o da cui prendi spunto? Sì, assolutamente Adele, è la mia cantante preferita, la seguo da tantissimi anni, da quando ancora era proprio agli inizi, veramente agli inizi. Mi piace il suo carattere, anche, vabbè, pur conoscendola solo da uno schermo, però il modo che ha di cantare, mi piace tutto, tutto, tutto di lei, le sue canzoni, i suoi testi. When the pain counts too deep, when the night keeps you from sleeping. Quanto è importante credere nei sogni? È molto importante, è anche molto difficile, però, questo mi sento di dirlo, è molto difficile, però credo fermamente, appunto, che credere nei sogni, scusate il gioco di parole, però sia molto 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 importante. E il tuo qual è? Il mio è quello di poter cantare per più gente possibile, di far sentire la mia voce a più gente possibile, di poter emozionare più gente possibile. E a proposito di voce, perché non fai una dedica a tutti i telespettatori di Fano TV? Assolutamente sì. E vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Tra i ricordi e questa strana pazzia, è il paradiso che non esiste. Chi vuole un figlio non insiste.